Buongiorno e buona giornata, buon mercoledì 3 febbraio 2021, ci avviciniamo quasi alle 11 del mattino. Parliamo quest'oggi, come vi ho scritto già sul mio profilo e sulla mia paginetta Facebook ieri, di NBA, quindi speciale NBA quest'oggi. Ricordando però che ieri si è tenuta la prima semifinale di Coppa Italia di calcio maschile, vinta dalla Juventus a San Siro contro l'Inter per 2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo, preceduta la doppietta dal momentaneo vantaggio nerazzurro di Lautaro Martinez. Bene, ma veniamo all'NBA, per esempio, in questa nottata. Ovviamente serata di ieri americani, ci sono state queste partite: Orlando Magic, Toronto Raptors 108-123, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers 124-120, Indiana Pacers, Memphis Grizzlies 134-116, Washington Wizards, Portland Trail Blazers 121-132. Golden State Warriors, Boston Celtics 107-111, Utah Jazz, Detroit Pistons 117-105. Prossime partite, quindi dalla nottata tra oggi e domani: Charlotte, Philadelphia, Milwaukee, Indiana, Atlanta, Dallas, Chicago, New York, Cleveland, Clippers, Miami, Washington, Oklahoma, Houston, San Antonio, Minnesota, New Orleans, Phoenix e Sacramento, Boston. Veniamo all'attuale situazione delle classifiche. Ad ovest abbiamo nelle prime 8 gli Utah Jazz, 16 vinte e 5 persi, Lakers e Clippers, entrambi 16 vinte e 6 perse. I Denver 12 vinte 8 perse, Phoenix 11 vinte 8 perse, Memphis 9 vinte 7 perse, Portland 11 vinte 9 perse, Houston 10 vinte 9 perse. Sono lì comunque anche Golden State 11 vinte e 10 perse, però diciamo, come vedo qui, Houston per esempio ha due gare in meno rispetto a Golden State, come per esempio Memphis a 4 gare in meno rispetto a Portland e addirittura 5 gare in meno di Golden State, e ad andare ancora più a lungo 6 in meno rispetto ai Lakers e ai Clippers. Nel gruppo Est, tra le prime 8 abbiamo Philadelphia 15 vinte 6 perse, Brooklyn 14 vinte 9 perse, Milwaukee 12 vinte 8 perse, Boston 11 vinte 8 perse, Indiana 12 vinte 9 perse, Atlanta 10 vinte 10 perse, Charlotte 10 vinte 11 perse, stessa cosa per i Cleveland. Però ovviamente abbiamo per esempio Toronto al momento fuori dai playoff, Toronto, Chicago, New York, Orlando, Miami, Detroit, Washington. Ad ovest fuori attualmente, come stavo dicendo, Golden State, San Antonio, Sacramento, Oklahoma, Dallas, New Orleans, Minnesota. Se dobbiamo classificare nelle divisioni, quindi nell'Atlantico, le prime tre sono Philadelphia, Brooklyn, Boston, sud-est Atlanta, Charlotte, centrale Milwaukee, Indiana, Cleveland. Divisione nord-ovest, Utah, Denver, Portland, Pacifico, Clippers, Lakers, Phoenix, sud-ovest, Memphis, Houston. Bene, per questo video è tutto. Ovviamente poi ritorneremo in una prossima occasione per fare un focus speciale NBA. Grazie a voi tutti. Sapete che avete sempre aggiornamenti costanti sia qui su YouTube che sul mio profilo Nicola De Lucia Facebook e sulla mia paginetta, quindi Deluxe Television. Di nuovo grazie a voi tutti, buon proseguimento di giornata, restiamo sempre in allerta e ciao a tutti, ciao!